Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, chiacchiericcio, vlog come voi sapete. Allora, non mi sono mossa un momento da casa perché oggi ho dovuto stare tutto il giorno a casa, tra l'altro mi è arrivato il marchese, tanto per dirne una, e quindi per forza che sono rimasta a casa perché non sto bene, ho mal di pancia e è arrivato il marchese e quindi va bene così, top. Quindi non lo so ragazzi, io volevo solamente parlare un po' con voi e dirvi che mi sta piacendo molto fare questi video così casericci, nulla di che. Quindi da qui in avanti, quando esco di casa, vi farò vedere le meraviglie della Sardegna, come mi ha consigliato una mia amica di YouTube, e vi farò vedere anche le mie quotidianità da qui avanti, non solo su YouTube. Oddio, come ho questa camicia? No, non è male, qui sono averlo messo all'incontrario, vabbè. E niente, allora, dunque, le mie quotidianità, vi dicevo, seguitemi sia su Instagram che su TikTok. Perché ho anche un blog, se non ho visto male, perché no, se non mi ricordo male avevo un blog da anni fa, dall'inizio del 2013, quindi andate a seguire anche il mio blog, perché mi pare che ce l'ho ancora collegato il blog al canale, quindi vi linko tutti i link all'info box, sempre se mi ricordo, se non lo farò da computer, man mano che mi aggancio al computer. E niente, quindi dunque, cosa lo vedevi di bello? Non mi ricordo più. Ah, sì. Alla fine sono riuscita a indossare la borsettina che mi è stata regalata, che sarebbe questa, un attimo solo. Allora, questa è la borsa che ho io. Aspettate un attimo, eccola qua, questa. E questa è la borsa che mi piace tanto a me. Vedete? Sì, è Gucci, ma è un simile Gucci, se non ho capito male. È Gucci. Non saprei dirvi, boh, comunque. Dentro c'è il mondo, non c'è tanta roba, scherzo, a parte scherzi, c'è poca roba, vedete? Un borsellino. Vabbè, dentro ci doveva stare non lo so, le chiavi di casa, che ovviamente le ho dentro alla serratura della porta di casa, quindi vabbè. Poi qua c'è un borsellino, poi c'è, come si vuol dire, vabbè, questo è il portafoglio, come avete ben potuto vedere. E poi c'è anche un po' di fazzoletti che vi dimostro subito, sono questi qua tutti quasi terminati, si può dire, quelli qua fazzoletti, poi che dire, vabbè, a parte altre tasche che ho qui, vedete, tasche di qua, tasche di là. Questa la uso solamente per metterci altre cose dentro, che ho preso per le chiavi di casa, ma vabbè, tanto non le metto sempre lì, ma le metto altrove, ma come ricordo le metto, comunque qua e qua basta, non ci metto altro niente. Poi vabbè, queste a parte le mie fregnacce sono i manici che le potete o prendere così al braccio, alla vostra spalla, oppure addirittura a tracolla, ok? Niente. Questa è la sua chiusura, come potete constatare, ma va. Sì, la sua chiusura, aspettate un secondo. E questa è la sua chiusura, vedete? Ecco qua. E si chiude in maniera che mi hanno fatto vedere, perché sennò vi riesce a avere troppo lungo. Ma tanto il video uscirà lungo comunque. E questo è la borsettina, vedete? Eccetera, anche l'inquadratura. E niente. Allora, vediamo un po' quanto siamo di batteria. 21%, vabbè. 21% di caricamento della batteria, perché ho il telefono attaccato in carica, quindi volete o non volete, ogni video che faccio mi si scarica il telefono. Pazienza, non ho un telefono quelli battery phone, come li chiama. Come che li chiamo così, uno youtuber? Andrea Galeazzi, sì, Andrea Galeazzi, se non mi ricordo male. Lui è bravissimo con le recensioni dei telefonini, computer, eccetera. Ma
Il mio computer, scusate, il mio telefono non è un battery phone, ma lo faccio bastare al momento. Anzi, per adesso sì, poi si vedrà quella. Poi, e poi niente, questa è la ripoggia dov'era, sul mio comodino, perché è lì che intanto tengo le borse più piccoline. E l'altra è qua, a 2 passi da me, ce l'ho sul tappeto, io da questa parte io dormo, dove sono seduta in questo momento, sono seduta nella parte in cui io dormo la notte, e vi faccio vedere di nuovo, vedrete di nuovo, sì, lo zaino, attendete un attimo. In primis, sì, sempre questo, il mio mitico e bellissimo, straordinario zainetto, questo è il mio zainetto. Adoro, mi sa che da quando me l'hanno regalato mi piace un sacco ed è questo qua. Vedete quanto è bello, strabello. Non lo lascerei mai per nessun motivo al mondo perché mi piace troppo. Per nessun motivo al mondo, sì. Allora, ci tengo come al solito le mie amate dischette struccanti che poi uso solamente per l'igiene delle mani. E sarebbero questi qua della cosa sono? Acido ialuronico, perché si sono aperte, non lo so, ok, della Fresh and Clean, acido ialuronico, struccante viso e occhi, ma io non mi strucco né il viso né gli occhi, perché per carità di Dio, ma neanche le labbra, perché no, non mi interessa, perché già una volta ci sono uscita proprio, nel senso che mi ha gonfiato tutta la faccia una di queste, come si chiama? Salvette struccanti, e quindi no, preferisco non utilizzarle per quel motivo, ma solo per gli swatch, cioè solo per fare qualche disegno qua sulla mano quando devo swatchare qualche swatchare, vabbè, non mi piacciono questi termini di YouTube, swatchare, vabbè, per far vedere il colore di un ombretto oppure di un rossettino o di una matita, qualsiasi trucco sia. Preferisco poggiarlo qua sulla mano, scusate l'impappinamento, e poi quando ho finito mi rimuovo con queste salviette struccanti il make-up, ok? Tutto lì, qua sopra o sul braccio, dipende se voglio mollare il make-up da questa parte per farvelo vedere, ok? Nulla. Quindi queste quanto sono? Queste salviette struccanti, 20 salviette struccanti, va bene, idratanti per pelli normali e miste, va bene, da qua non ho nulla da dire, ma tanto non l'ho mai utilizzato, tranne che una volta, ma lasciamo perdere il motivo. Andavo di fretta e ho utilizzate, ma non lo farò mai più. Quando vado di fretta, meglio mi strucco quando torno a casa, o ciao proprio. O non mi strucco per niente, mi strucco solo quando sono a casa, appunto. Eh sì, ragazze, faccio prima. Poi, altro cosa c'è, la mia amata acqua struccante, che struccante, ciao. Acqua termale, Avène Eau Thermale, che adoro. Non è Watson, ma è perché ho cosa c'è nel mio zaino. È per dirvi quanto mi piace questo zaino, tutto lì. Vabbè, questa è la sua solita taschina che vedete voi, vedete? La sua solita tasca, che qui ci metto di tutto, ma non sempre, anzi qua adesso ci sta dentro una maschera per Covid e niente, che ovviamente per fortuna, anzi forse sta allenando, si sta un po' allentando sta cosa, non lo sappiamo, non voglio dire fregnacce perché vabbè, niente. Ora cosa faccio in diretta con voi, visto che lo voglio fare? Mi spruzzo un po' di quest'acqua perché è un caldo allucinante, un caldo, come si suol dire, fotonico. Ok, allora, dunque, aspettate un secondo. Bene, ragazze, allora, dunque, ho messo l'acqua termale in faccia perché avevo caldo e ora non vi dico il benessere che mi ha dato, il beneficio che mi ha dato quest'acqua termale, perché oltretutto lenisce, aiuta a sentire meno caldo, ma soprattutto rinfresca, bravissime. Sì,
Sì, lo so che mi starete dicendo, hai detto la stessa cosa, la stessa identica cosa, lo so, ma non sono io, sono un dico frignaccia, ragazzi, se non ripeto le stesse cose. Voi direte, poi ti lamenti che non hai visualizzazioni? Ci arriverò a averle pian piano, se non ci arrivo pace, non è morto nessuno mai per una visualizzazione, anzi, evitiamo questo discorso perché è meglio perché ho sentito dei pareri contrastanti inerente a quello che è successo in questi giorni di YouTube. Non parlo di me, parlo di altre persone, ci mancherebbe altro, quindi vabbè, non parlo di me perché io in prima persona non sono, sono un zero spaccato. Parlo di altre persone che hanno fatto, sono un po', come dire, arrabbiata per quello che hanno fatto certe persone qua per avere cosa, like e visual. Ma stiamo scherzando? No comment, no ragazze, non voglio entrare nel merito, non voglio neanche toccare l'argomento. Non perché non me ne frega, ci mancherebbe altro, perché non voglio e basta. Mi fa stare male, ragazze. Io non voglio farvi stare male e né tantomeno ci tengo a stare male io. Quindi evitiamo l'argomento che mi dà. Allora, eccoci qua, dunque, ragazze. Ho voluto aprire la finestra perché sto crepando di caldo e niente. Non lo so, voi mi avete sudata? Io un po' lo so. Allora, nonostante ho messo, scusate se mi tuffo, però devo prendere quello che mi serve e mostrarvelo. Nonostante ho messo, aia, ho messo questa, non mi sta facendo la mazza, cioè, io l'ho messa ma niente da fare, vabbè. Me ne spruzzano troppo, onde evitare di diventare un lumpa lunta, vabbè, niente. Aspettate, secondo me la spruzzo, faccio prima così, l'agito. Questa acqua micellare, no, acqua micellare, acqua termale. Ok, perfetto. Spiego bene. E le mie fregnacce si fanno sentire. Ok. Dunque, allora ho messo un po' di acqua termale, ma sto continuando a sudare lo stesso, va bene. Allora, siamo già a 10 minuti di video che sto registrando. Dopo di questo farò un altro video dove faccio vedere i prodotti finiti che ho. Non so se sono casa o beauty, credo che siano l'uno e l'altro e niente. Quindi adesso ho fatto la mia borsa, cioè il mio zaino, quello che porto in giro sempre per fare le passeggiate e basta. Quindi ci vediamo al prossimo video, che ne dite? Ok, ciao. Un bacio, a presto, anzi a dopo, a un altro video. Dato che non sono fuori strada, nel senso che non sono nel, se ci siamo capiti, non sono in giro per Palau, ma mi trovate sempre in casa. Un periodo, un po' per un momento, un po' per l'altro, un po' per un motivo, un po' per l'altro, ma avete capito il motivo, no? Perché sono sempre in casa, io mi piace stare in casa. Sì, vabbè, lo sapete, dai. Ciao.